Per la scuola sono stati stanziati, a fronte di una legge di stabilità che prevede un importo di 33 miliardi, per la scuola vengono stanziate soltanto 210 milioni che facendo un semplice rapporto equivalgono ad appena lo 0,6%. Ovviamente sono cifre risibili e inaccettabili, per questo la FLC-CGIL Teramo e insieme ad altri sindacati domani ha proclamato una giornata di sciopero. Noi abbiamo indetto uno sciopero insieme alle altre sigle sindacali, tranne la CISL, perché non si è dato seguito a quanto espressamente sottoscritto dal governo. Il governo aveva sottoscritto che ci sarebbero stati investimenti nella legge di bilancio per rilanciare il ruolo della scuola pubblica, questa cosa non è accaduta, tant'è che nella legge di bilancio non ci sono risorse per la scuola, ci sono risorse residue soltanto per il rinnovo contrattuale che però sono risorse davvero irrisorie, non ci sono interventi specifici sulle varie emergenze che noi abbiamo sollecitate, il discorso della riduzione del numero dei precariati, i discorsi di aumenti degli organici, della riduzione del numero di alunni per classe, in sostanza ci sono soltanto delle promesse alle quali non si è dato seguito con concreti atti di bilancio e quindi siamo costretti a scioperare. Abbiamo aperto uno sportello per la progettazione didattica, come proprio fare sapere che è l'associazione per la formazione della FLC-CGIL. E lo abbiamo aperto perché pensiamo che noi e anche la scuola e i docenti abbiano bisogno di un incontro per la progettazione, per la didattica, perché pensiamo che in questo momento, maggiormente dopo Covid, abbiamo compreso i limiti di un certo tipo di insegnamento e anche la DAD stessa non ci ha assolutamente soddisfatto. Quindi abbiamo pensato che c'è un bisogno generalizzato di riflettere sulle strategie didattiche, di riapprofondire alcune tematiche della pedagogia e quindi noi forniremo questo servizio gratuito una volta alla settimana, saremo qui il pomeriggio di giovedì, nel primo pomeriggio o anche su un accordo telefonico per incontrare tutti i docenti che hanno voglia e bisogno di approfondire i temi della programmazione didattica.